È la sfida più importante del campionato provinciale a questo punto del campionato. La più cordiale buonasera da Daniele Porcelli e le riprese esterne affidate per questa sera a Matteo Viglianti. Virtus Latina Scalo e Atletico Sperlonga aprono il programma della 22esima giornata, la settima di rito. Manca soltanto il fischio d'inizio che parte proprio in questi istanti. La sfida è l'Atletico Sperlonga a gestire questo primo. Senneca, Bulboaca prova a calciare, non ci riesce. Corbi, il tiro e la respinta di Olivieri Luca che si salva in calcio d'angolo. Riconquista la sfera, Senneca se ne va da solo, il tiro in diagonale, nulla di fatto. Marcelli adesso, molto pericolosa questa palla, la possibilità per lo Sperlonga. Marcelli adesso sull'out, Bulboaca trova lo spazio, la palla messa in mezzo, Olivieri smanaccia, o meglio non va a buon fine questa occasione per lo Sperlonga. Capovolgimento di fronte, Iannella, esce Olivieri, se ne va Marini, resta un po' più arretrato invece Marcelli, Bulboaca, il tiro sbilenco proprio dell'Atletico Sperlonga, subito recuperato il pallone, Senneca prova il tiro ed è Dorati ad alzare sopra la traversa. Marcelli in mezzo all'aria va a recuperare il pallone, ci prova adesso lo Sperlonga con il palo colpito da Di Trocchio, adesso lo Sperlonga e c'è il calcio di rigore contro Olivieri, parte il tiro e c'è rete, il gol, il vantaggio da parte di Marini a sbloccare il risultato. La testa da parte di Aca, sempre presente, Di Trocchio, saccoccio, Bulboaca con Di Trocchio in mezzo, arriva anche Senneca toccato, ci prova lo stesso, è Dorati però che allontana la sfera e si arrabbia anche con i compagni di squadra. C'è Dorati in due tempi, la palla messa in mezzo, adesso se ne va Iannella, il tiro in diagonale, brivido per l'Atletico Sperlonga. Rosati, Di Trocchio, arriva il tiro subito da parte di Di Trocchio sulla sfera, strattonato da parte di Rosati, lo recupera Di Trocchio per l'Atletico Sperlonga, se ne va da solo, lo scambio, il gol, il pareggio da parte di Saccoccio, azione veemente, asolata all'indietro, gli viene soffiato il pallone, Senneca se ne va, Saccoccio molto più viva lo Sperlonga, anche se ha dimostrato nel primo tempo, adesso pericolo, sta facendo pericolosa lo Sperlonga, guadagna metri importanti, inizia il pressing, il tiro adesso di Di Trocchio sul fallo laterale, Senneca il tiro, rete, e lo Sperlonga passa in vantaggio, un bolide, un siluro che non ha lasciato scampo. Marcelli questa volta sul pallone, guadagna campo, Bulboaca in mezzo al campo, c'è il tiro da parte di Vitelli, si fa sentire Maracino, Marcelli per Iannella, il tiro in rete, il pareggio della Virtus Latina Scalo, si torna in parità 2-2, calcio d'angolo, Bulboaca, Marcelli, il tiro alla rete, il vantaggio della Virtus Latina Scalo ed è Marcelli a portare in avanti la capolista per la Virtus Latina Scalo. Carica il tiro, è la risposta al tiro di Senneca da parte di Dorati. Senneca per Aca, scivola Bulboaca, la possibilità per Saccoccio, spreca tutto. Iannella cerca lo spazio, la possibilità, la battuta a rete, la risposta Marini e c'è il gol! Il gol del 4-2 per la Virtus Latina Scalo, che prova qualche soluzione. Senneca carica il tiro, la risposta di Dorati, se ne va adesso Iannella con il pallone, nulla di fatto sulla linea, proprio lo vanno a recuperare e arriva il triplice fischio, la Virtus Latina Scalo non concede, continua a non concedere punti in casa, 20esima vittoria di questa stagione, batte l'Atletico Sperlonga per 4-2.